I have the vision to see what others cannot. The monsters of today will be the heroes of tomorrow. And by my hand will Noxus rise once more. Ciao a tutti ragazzi, io sono Etherion e anche questa volta vi do il benvenuto in questo nuovo video. Oggi sul PBE è stato rilasciato l'aggiornamento di Swain, nuove spell, nuovo aspetto che assomiglia vagamente a qualcuno di familiare e io sono qui in questo momento per parlarne, solo che questa volta non ne parleremo nella schermata dell'aggiornamento campione dalla pagina di League of Legends per renderci conto. Infatti si dà il caso che io abbia un account del PBE, quindi andremo a provare le sue spell direttamente nello strumento di allenamento. È un mago, è vero, quindi il sorcerer probabilmente sarebbe più indicato, ma è un mago dalla breve distanza, la sua Q ha un range molto limitato, quindi suggerisco l'elettroshock, senza considerare poi che la sua Q a livelli elevati con il 40% di cooldown reduction arriva a poter essere castata ogni secondo e mezzo, quindi può essere letteralmente spammata. Come seconda andiamo a prendere colpo basso, perché grazie alla sua E noi abbiamo un immobilize, lume zombie ovviamente e il Ravenous Hunter. Come secondaria andiamo a prendere stregoneria, il sorcerer, andremo a prendere fascia di flusso perché le sue spell hanno un costo elevato, 80 la Q e la E e 130 la sua W, mentre come seconda tra scorch, tra bruciatura e concentrazione assoluta. Non sono ancora convinto di questa, ma visto che con la ulti lui si può curare, quindi è più facile restare alto di vita, suggerirei una concentrazione assoluta, però appunto è da vedere. Innanzitutto possiamo notare come sia cambiata la musica appena siamo entrati, no? Un po' per rendere omaggio al nuovo Lucius Swain. Allora, andiamo subito a vedere le sue abilità. La passiva si chiama Stormo Famelico ed è divisa in due sezioni, Famelico e Stormo. La parte del famelico la potete attivare quando un champion nemico è immobilizzato. Cliccate con il pulsante destro sul nemico immobilizzato, lo tirate verso di voi, non fa molta distanza verso di voi, però un saltino lo fa, e strappate un frammento della sua anima, facendo anche un piccolo danno magico. La parte Stormo, invece, funziona alla morte dei champion nemici che rilasciano un frammento dell'anima. Può far curare il 4% della salute totale, che poi arriva a 7 a livello 16 se non ho visto male. Un nuovo frammento cura sempre Swain, ma ne può immagazzinare fino ad un massimo di 5. A che servono i frammenti dell'anima lo vedremo dopo. La nuova Q di Swain si chiama Mano della Morte. Scatena 5 dardi di potere infernale in una direzione, colpendo i nemici più vicini e perforando quelli che muoiono. I nemici subiscono danno, bla bla bla, che aumentano del 25% per ogni danno in più, danni massimi, bla bla bla. Inoltre recupera un po' di mana, il 3% del mana massimo, per ogni unità eliminata. Vedete che a livello 3 ha 5 secondi di cooldown? Contate che con il 40% di cooldown reduction e con questa spell a livello 5 la potete lanciare ogni secondo e mezzo, quindi è veramente da spammare. Il range è veramente basso, è diventato un mage dalla breve distanza. Ricordatevi che la sua Q non trapassa i minion, li trapassa solo se li uccide, quindi state attenti a dove la lanciate. La W di Swain si chiama Visione dell'Impero.
Swain apre un occhio demoniaco ad un massimo di 3500 di distanza. E sì, ho già controllato, aumentando il livello, riduce il cooldown, ma non aumenta la distanza. Fa un'esplosione che fa danno. Chiaramente l'esplosione arriva dopo un bel po' di tempo, quindi non è facilissimo colpire i champion nemici, ma se riuscite a farlo, li rilevate per 4 secondi e per ogni champion nemico colpito otterrete un frammento dell'anima. Guardate la distanza, guardate fin dove arriva. Posso arrivare a colpire il red. Molto buona, molto molto buona come spell, specie per controllare dove si trova il jungler avversario. D'altronde voi siete nella mid lane e da qui potete tranquillamente arrivare anche a lanciare spell al red per rivelare al vostro jungler se è disponibile o meno. La E di Swain si chiama preghiera maledetta. Swain proietta la sua mano sinistra, anche se non lo dice, è quella indemoniata, che infligge danni magici a tutti i nemici che attraversa. La mano poi torna indietro ed esplode il primo nemico che colpisce. Lo immobilizza per 1.5 secondi e gli fa ulteriori danni. Molto buona anche per wave clearare, ma ha una cosa che dovete ricordarvi, cioè che quando torna indietro colpisce solo l'ultimo, il bersaglio più lontano. La R di Swain si chiama Ascensione Demoniaca, ha 120 secondi di cooldown e il suo costo è in frammenti d'anima, li consuma tutti. Ecco quindi a cosa servono. Swain libera il suo demone interiore per un massimo di 12 secondi e ottiene 150 di salute. Ogni secondo che passa assorbe la salute dai tre champion nemici più vicini e si cura. Dopo che assorbe 150 di salute, Swain può lanciare Esplosione Demoniaca, che distrugge tutti i frammenti d'anima, conclude la sua trasformazione, quindi deve utilizzare praticamente l'ultimo o gli ultimi 2 secondi della trasformazione per scatenare un'esplosione di fuoco che infligge danni magici per ogni frammento distrutto. Ogni frammento fa 45 più 11 in questo momento. Ora che abbiamo visto le abilità, non ci resta che provare all'interno del TPE e sperare che qualcuno ci lasci il champion. Ulala, sono mid. Se non lo scelgono gli avversari, non dovrei avere problemi. Ulala. No! Come support? Qualcuno lefty? No, andiamo. Dopo un game fatto a forza, 4 dodge. Sta veramente andando support con Swain. E nessuno ha doggiato stavolta. No ragazzi, mi spiace, volevo tantissimo far vedere il nuovo Swain in game, anche perché l'ultimate bisogna giocarla contro qualcuno, altrimenti non la potete attivare semplicemente. E quindi, cioè, questa volta mi sono pure beccato lo Swain support pur di giocarlo senza passarlo a me. Quindi, siccome sono circa 2 ore che sto provando a giocarlo e dovrei anche preparare il video, facciamo che lo giocherò quando sarà possibile giocarlo e ve lo farò vedere in un altro momento. Spero che il video vi sia piaciuto. Io sono Etherion. Se vi è piaciuto, iscrivetevi, se vi va, attivate la campanellina, non è un peccato, e noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao!